L'ospite di oggi nello speciale è l'ingegnere Cristina Colaiacovo. Grazie, ingegnere. È la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Grazie a lei dell'invito. Ma vuole scherzare? È un piacere per noi. Allora, quando parliamo di fondazione, ma non tutti quanti, magari chi è del mestiere lo sa, i giornalisti lo sanno, le persone che fanno un determinato tipo di lavoro, le istituzioni per esempio ne sono al corrente, ma forse la popolazione in genere non sa neanche di che si parla. Allora, intanto stiamo vedendo questo palazzo dietro le mie spalle. Lei ci racconta che cos'è la fondazione? Sì, guardi, io la ringrazio per avermelo chiesto, perché anzi qualche volta sarò anche ripetitiva, ma ogni intervista ricordo che cos'è la fondazione, perché qualche volta mi rendo conto che non tutti ne sono consapevoli. La fondazione di origine bancaria, come quella che io ho l'onore di presiedere, comunemente detta fondazione bancaria, è un ente no profit, quindi significa che non ha scopo di lucro. Ha una personalità giuridica privata, quindi significa che ha la sua autonomia e la sua indipendenza, essendo appunto un ente privato, però persegue uno scopo pubblico, ovvero l'utilità sociale e lo sviluppo del territorio in cui opera. E lo fa attraverso l'attività erogativa, significa cioè che la fondazione vive di un patrimonio. Questo patrimonio deriva solitamente, appunto essendo fondazione di origine bancaria, dalla proprietà che originariamente avevano le fondazioni degli asset azionari bancari. Questo patrimonio bene investito genera delle rendite, e queste rendite sono patrimonio che viene riversato, erogativo, che viene riversato sul territorio. Quindi noi facciamo un'operazione importantissima di sostegno in maniera sussidiaria, questo è molto importante, alle pubbliche istituzioni per lo sviluppo e l'utilità sociale. E poi andremo dentro gli argomenti, ma quello che stiamo vedendo adesso, che è una meraviglia, ce lo può descrivere un po', perché Palazzo Graziani, giusto? Questo è Palazzo Graziani, si trova in Corso Vannucci a Perugia, fa parte dell'immenso patrimonio della Fondazione Immobiliare, oltre a quello mobiliare, ed è uno dei tre palazzi di proprietà della Fondazione a Perugia. Quindi quella che state vedendo che scorre dietro le sue spalle è praticamente la nostra sede dove noi lavoriamo, che era originariamente la sede della banca, esatto. Riacquisita dalla fondazione nel tempo, perché all'inizio la fondazione aveva una stanzetta in cima al palazzo dell'Unicredit fuori Perugia, e quindi riacquisita nel tempo dai precedenti amministratori, e oggi queste sale sono le nostre sale di rappresentanza, quella che state vedendo è la vicepresidenza, e poi abbiamo la famosa sala Brugnoli, che invece è appunto la presidenza che utilizziamo come rappresentanza, e dove si trovano anche gli uffici del personale della fondazione. Quante persone lavorano in fondazione, presidente? Guardi, stiamo aumentando, la famiglia cresce, ma diciamo all'incirca una decina, poi abbiamo la nostra strumentale che occupa altre 3 persone, quindi adesso stiamo inserendo qualche risorsa nuova, diciamo una decina. Senta, lei succede a un presidente che è uscito tempo fa, che è Bianconi, ma prima di Bianconi c'era una figura che è rappresentata e amata un po' da tutta l'Umbria e non solo, che è suo padre, che è stato presidente della Fondazione per tantissimo tempo. Ecco, è un po' che non ci vediamo, ci siamo intervistati per fortuna di presenza, l'abbiamo intervistata. Che impressione le fa? Sappiamo che lei è una donna efficace, insomma, è una figura molto efficace, ma che effetto le fa stare in una sede così prestigiosa dove è seduto anche suo papà? Devo dire che, come ho sempre anche detto nelle primissime interviste, è un grandissimo onore, ma è un grande onere. Perché sedere in questo ruolo, ovviamente, che è di origine appunto proprio del lavoro che mio padre ha profuso per la fondazione per oltre 25 anni, è anche per me un'eredità da tramandare, quindi naturalmente rappresenta anche un grandissimo onere. Però io devo dire che, spesso lo ricordo comunque, con mio padre ho vissuto veramente tutta la storia della fondazione, anche quando ero più piccola, insomma, me lo ricordo benissimo, tantissimi step di crescita, e l'ho vissuto insieme a lui, quindi mi sento, non dico a casa, però un po' respiro un'atmosfera, un ambiente molto familiare, quindi sono contenta, lo faccio molto volentieri, nonostante
ripeto, sia un grande onere, non è solo un onore, ma porta con sé una serie di responsabilità, un impegno molto grande. Prima di addentrarci in quello che fate con questa meravigliosa istituzione, perché è la verità, visto che intervenite anche e soprattutto sul sociale, sulla sanità e su tantissime altre cose, facciamo un breve focus su di lei. Ho detto bene, ingegnere, è imprenditrice, fa parte anche di Umbre, mi pare, no? Un gruppo Eh di sì, donne, è vero? Ci parla un po' di lei? ce l'ho tutte. Sì, sì, sono laureata in ingegneria gestionale, ormai non, anzi non lo dico da quanti anni, ho studiato al Politecnico di Milano e ricordavo proprio un po' di giorni fa quando parlavamo di ingegneria con insomma, mio collega che quando io ho iniziato a studiare ingegneria non c'erano i bagni per le donne, questo perché, e non erano tantissimi anni fa, comunque erano gli anni 2000, ma perché in realtà ancora c'erano pochissime donne nei banchi di ingegneria, quindi pensate che passaggio, no, epocale è stato anche per le donne entrare in questi ambienti al Politecnico. E ho studiato quindi ingegneria, mi sono laureata, poi sia specialistica, naturalmente magistrale specialistica, poi ho lavorato a Milano diversi anni nel settore bancario, per una banca di investimenti svizzera, dopodiché per una banca commerciale italiana. Poi ho vissuto 3 anni a New York, dove anche lì ho lavorato presso un fondo di investimento internazionale e ho terminato quell'esperienza e sono rientrata in Italia nell'azienda di famiglia, dove anche tuttora ricopro un ruolo di project manager nell'area, della direzione tecnica, che è un po' la mia, diciamo, provenienza originaria di ingegnere. E poi naturalmente siedo, insomma, in vari consigli di amministrazione delle società del gruppo. E da quest'anno sono diventata presidente della fondazione. Fondazione. E ricordiamo, lei sta a Gubbio in questo momento, perché bene, ci diamo anche Sì. una geolocalizzazione in modo tale da far capire. Lei sta nel mio palazzo Graziani, anzi non mio, ma nostro della fondazione, io invece mi trovo qua. Realtà io sono nel mio ufficio, quindi è tutta una storia simpatica che si può fare così. Allora, cominciamo. Presidente, certo. Il Covid, il coronavirus è un agente patogeno terribile, perché oltre ad uccidere milioni di persone, perché questo sta accadendo in tutto il mondo, mette a durissima prova l'economia. Che farà la Fondazione per far risollevare le sorti dell'Umbria? Speriamo presto, perché speriamo che se ne Sì. vada o che riusciremo magari a suon di vaccini o di immunità di gregge a Speriamo sconfiggerlo. davvero. Che cosa avete in Guardi, mente? io le dico, giusto per ripercorrere qualche passaggio dell'immediato passato, cioè dell'anno scorso, noi siamo intervenuti immediatamente a sostegno del sistema sanitario regionale. Abbiamo impiegato circa 2 milioni di euro tra macchinari per le terapie intensive, ventilatori polmonari, DPI, sistemi quindi di protezione individuale e abbiamo garantito anche i primissimi tamponi, perché se vi ricordate, insomma, a Però maggio dell'anno scorso avevamo anche questo problema. Abbiamo contribuito a sostenere anche quelli, quindi il sistema sanitario regionale, e abbiamo tenuto in vita, grazie al nostro sostegno di oltre 500 mila euro, tutto il sistema del volontariato, che ha offerto un servizio capillare sul territorio, direi essenziale, vitale, e che senza il nostro contributo probabilmente avrebbe avuto difficoltà a mantenere in piedi quel servizio in un momento drammatico in cui comunque la popolazione aveva enormemente bisogno. Ora, noi per quanto riguarda il 2021, volendo guardare anche un pochino più avanti, il 2022, perché comunque cerchiamo di speriamo, tracciare sempre delle certo. linee strategiche, no, che vanno anche al di là del breve periodo. Abbiamo in realtà, operiamo all'interno di un piano triennale. La fondazione, diciamo che opera parte da un ascolto. L'ascolto significa quindi un ascolto strutturato, lo facciamo tramite indagini sul territorio, colloqui con le principali istituzioni, momenti di scambio, di incontro. Ai tempi si facevano anche dei tavoli di concertazione, oggi non lo so se saranno più possibili. Per un po', per un po'. Da questi tavoli emergevano le esigenze del territorio e da lì la fondazione emana il suo piano programmatico triennale. Noi siamo all'interno di un triennale, Certo. che era quello 19-21, quindi siamo alla metà, diciamo, quasi al termine di un triennale che si sta per concludere.
Devo dire che le esigenze che noi avevamo fatto emergere dall'analisi dei bisogni del territorio rispetto al tema del Covid non sono cambiate. Questo ha due aspetti positivi. Primo, che non ci siamo sbagliati nelle previsioni, E e non è questo è poco, e importante. non è poco di questi tempi. Secondo, che le debolezze che noi avevamo già evidenziato e i fabbisogni che già erano emersi semplicemente si sono acuiti, ma di fatto non sono cambiati. Quindi questo significa che noi anche all'interno del nostro piano, in questo caso annuale 21, le misure che avevamo deciso di intraprendere nel passato non le abbiamo dovute variare in maniera così importante. Di fatto, quello che veramente abbiamo fatto è stato rimodulare l'impegno su alcune tematiche piuttosto che altre che hanno acquisito una priorità maggiore. E quindi mi spiego, il tema del lavoro è diventato il tema centrale del 21. Nella nostra programmazione era comunque un tema importante. Noi chiaramente la fondazione non può risolvere il problema in generale del lavoro. Prima cosa perché non ne abbiamo le risorse a sufficienza, seconda cosa perché non è il nostro Certo, mestiere. certo, Noi siamo sussidiari alle certo, istituzioni, no? Quindi se ne certo. deve occupare qualcun altro, noi possiamo però agire sulle situazioni più fragili. Quindi su quelle situazioni, per esempio, di quelli che sono cosiddetti giovani NEET, che Esatto. sono not employed and not in education, che sono quei Infatti. giovani sotto i 30 anni che non hanno un'occupazione, allo stesso tempo non stanno seguendo un corso di studio o di formazione. Sì, sembra Lo gente senza stesso, futuro, no? Certo. oppure comunque le persone più ai margini, quindi che non hanno una prospettiva di lavoro. Ecco, noi su quelle fasce lì, oltre ai giovani, diciamo anche start-upper, nell'ambito sociale, abbiamo pensato di focalizzare la nostra attenzione. Quindi nel 2021 uscirà il nostro primo bando dedicato alle start-up sociali, che si chiamerà Investiamo Sociale, un grandissimo lavoro di concertazione con tante istituzioni del nostro territorio e anche dei partner che vengono da fuori regione che ci portano un po' di esperienza, che servirà appunto a sostenere sia con un contributo a fondo perduto che con una formula di finanziamento, appunto di finanziamento agevolato offerto da UniCredit, la nostra banca conferitaria, sostenere le giovani start-up in ambito sociale. Allo stesso tempo stiamo portando avanti, con un pochino più di tempo, perché è un tavolo, una rete di soggetti, quindi richiede un pochino più di lavoro, stiamo portando avanti un progetto con le diocesi di Gubbio e di Sì. Assisi Policoro, per estendere il loro progetto Policoro, che è un progetto esatto. appunto rivolto ai giovani con fragilità, comunque soggetti più fragili del nostro tessuto sociale, per aiutarli a trovare un impiego attraverso delle borse di formazione e delle borse lavoro. E quindi anche questo sarà un'altra misura di sostegno al lavoro. Dopodiché abbiamo impiegato risorse straordinarie quest'anno rispetto all'anno precedente a tutto quello che è il nostro patrimonio culturale, nel senso che cercheremo di dare la possibilità agli enti culturali museali del nostro territorio in questo anno un po' di attesa, nel senso che purtroppo, come sapete, i musei sono chiusi, di riorganizzarsi e quindi anche in questo senso risorse straordinarie, per esempio per offrire prodotti digitali, per la digitalizzazione di parte del loro patrimonio, per riorganizzarsi quindi anche per fare dei lavori di ristrutturazione, di riallestimento, eccetera, eccetera. Questo uscirà in primavera. E poi, ecco, un tema centrale che mi sento di citare è quello dell'europrogettazione, cioè Importante. Aspetti, aspetti però. Vorrei che adesso lei non andiamo è più, dopo. lei non è più presidente di Cariate, però questa cosa che le ricorda, quello che sto facendo vedere in questo momento dietro le mie spalle. Mi ricorda Raffaello. Quanto è, che mostra. Raffaello in Umbria è la sua eredità. Sì, Cioè, na purtroppo. nasce con, evidentemente come un evento straordinario, purtroppo Sì. poi stroncato in tutte le maniere da questo diavolo di Covid. Allora, Però guardi, è nonostante iniziato con. tutto, mi pare che no, dal mondo arrivino lo stesso le persone a vederlo. Non è così? Sì, vedo che è ben informato però. Un po'. Sì, guardi, io non sono più la presidente di Sì, infatti, Carattolice l'abbiamo Arte, ma detto. naturalmente essendo la nostra fondazione strumentale della Fondazione Castello Risparmio di Perugia, la seguo naturalmente sempre da vicino. Le devo dire, è stato uno sforzo enorme realizzare questo progetto perché è stato un progetto in collaborazione con altre istituzioni di Perugia, tra cui il Comune di Perugia, voglio citarlo, e soprattutto l'Accademia Pietro Vannucci, Certo.
perché come sapete c'è anche una parte ottocentesca di ripresa di Esatto, Raffaello proprio esatto, dagli esatto. accademici. Esatto. E è stato un lavoro che devo dire anche l'Accademia ha perseguito con grande volontà. L'abbiamo portato avanti nonostante tutto per comunque celebrare l'anno di Raffaello, che rischiava di non essere celebrato a Perugia, nonostante che Raffaello abbia passato una parte importante della sua vita anche a Perugia, anche se è forse quella meno ricordata, ma è comunque importante perché è stata parte della sua formazione. E quindi in questo momento, purtroppo dico, è chiusa perché per i motivi che sappiamo. Però vi informo, spero che sia una bella notizia, che rimarrà aperta fino all'estate. Quindi noi ci auguriamo che appena i decreti ministeriali lo consentiranno, si potrà riaprire. Ecco, questo è il portone d'ingresso che vediamo lì dietro, il Palazzo Baldeschi. Palazzo Baldeschi, eccolo qua, ora eccolo si vede qua. Bene. E ci auguriamo appunto che appena superata questa fase drammatica si possa riaprire, si possa tornare ad avere accesso alla cultura, perché veramente credo che ce ne sia un enorme bisogno in questo momento. Noi faremo di tutto per mantenere comunque tutte le normative di sicurezza ai massimi livelli, come d'altronde abbiamo sempre fatto. Nel frattempo stiamo operando sul web, quindi con tante iniziative, approfondimenti, e come diceva lei, ed è giusto ricordarlo, abbiamo avuto una bellissima esperienza, sì, e quindi ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato, cioè abbiamo offerto una visita guidata, un tour virtuale internazionale, dove hanno partecipato tantissime persone da tutto il mondo, ed è stata veramente un'esperienza che vorremmo ripetere. Ci hanno fatto tanti complimenti, d'altronde queste bellezze italiane purtroppo all'estero sono introvabili, e quindi per loro è comunque un'opportunità incredibile poterle lo stesso visitare. È stato veramente un esperimento che ripeteremo. Lei ha un grande tifoso nel professor Sgarbi, che io incontrai qualche tempo fa, e disse finalmente, finalmente, così disse, c'è Cristina Colaiacco. Però dico, permettimi, dissi, adesso abbiamo un po' di problemi per andare a vedere la mostra e muoversi. Sì, infatti. Lui si muove volentieri. Oh, tornando a quello che diceva poco fa, se io le dico Pinturicchio, lei che mi dice? Dice, ah, va, Bernardino Di Betto. Il no, fondo. Per voi invece è un'altra cosa, vero? Me ne parla, parliamo allora, di questa europrogettazione. Naturalmente le posso dire anche altre cose, però io lo leggo. Immagino. Al grande progetto che ha coinvolto la Fondazione lo scorso anno, quindi che io in parte eredito, ma anche se anche in quel momento ero vicepresidente, quindi ho vissuto tutti i passaggi che ci hanno portato a questo impegnativo lavoro. In sostanza, il Pinturicchio è il nome che abbiamo dedicato al nostro fondo. Quindi prima noi abbiamo questo patrimonio liquido che ammonta circa oltre 300 milioni di euro, l'abbiamo conferito in un veicolo dedicato di diritto lussemburghese, e in questo fondo, appunto, a cui abbiamo dato il titolo di Pinturicchio, è un fondo di fondi, quindi dove all'interno abbiamo una parte che è in nostra diretta gestione, assistiti da degli advisor e dai membri indipendenti che fanno parte del comitato investimenti della fondazione, e abbiamo dei mandati di gestione, quindi con dei primari istituti internazionali, e questo ci garantisce e ci sta garantendo, perché infatti abbiamo anche superato abbastanza bene gli shock dell'anno scorso, che ci sono stati gli shock di mercato importanti, ci sta garantendo solidità patrimoniale, che è il primo dovere dell'amministratore di una fondazione, cioè quello di preservare e tutelare il patrimonio. Se noi non preserviamo il patrimonio, non produciamo rendite, non possiamo svolgere la nostra attività erogativa sul territorio. Quindi quello è sempre l'obiettivo principale, da cui poi origina, scusatemi, tutto il resto. Strategie, progetti, iniziative, ma senza patrimonio erogativo, credetemi, non si può fare nulla. Non si fa nulla, è chiaro. E considerate che l'anno scorso abbiamo chiuso, ed è stato un record straordinario perché altre fondazioni hanno registrato anche delle perdite, abbiamo chiuso l'anno con un 3,5% di rendimento, quindi un risultato buono e per noi anche una sicurezza. Senta, parlando proprio di europrogettazione, so che voi ci contate molto, ci puntate parecchio, se ne parla un po'. Gliene parlo volentieri, perché questa è stata un po' la novità introdotta con il mio mandato. Noi abbiamo dedicato delle risorse straordinarie quest'anno, che sono risorse economiche ma anche umane, oserei dire, soprattutto umane, all'approfondimento del tema dell'europrogettazione.
Perché lo dico? Perché le nostre risorse da sole sono una goccia, paragonate a quelle che invece sono le risorse europee che potremmo riuscire a trarre. Se guardiamo anche solo il bando ricerca, la Fondazione negli ultimi anni è riuscita a mettere a disposizione della ricerca sul nostro territorio dai 300 ai 500 mila euro. Un bando solo europeo ha queste dimensioni, quindi Certo, capite certo. quanto diverso e più importante possa essere il contributo che la progettualità europea possono portare sul nostro territorio. Tanto più che abbiamo Next Generation EU che è in arrivo, abbiamo comunque una nuova programmazione 21-27 che riguarderà le linee strategiche europee e quindi noi anche in questo abbiamo deciso di operare seguendo le strategie delle nostre consorelle fondazioni di origine bancaria del Nord Italia. Quindi questo percorso non lo stiamo facendo così d'emblée, da soli e senza alcuna preparazione, lo Ci sono stiamo altre facendo. esperienze, insomma, ci sono altre esperienze Lo simili. stiamo facendo proprio assistiti. Passo passo, vi garantisco, facciamo anche delle riunioni ogni mese di aggiornamento da Compagnia San Paolo, Intanto la che è una informo, la fondazione. devo informare che tra 10 minuti avremo terminato il nostro tempo, quindi. No, sta già finendo, non riesco a No, dire no. tutto. E siamo assistiti passo passo da Compagnia San Paolo, che è una Ok. fondazione che si trova a Torino, importantissima, che ha iniziato oltre 10 anni fa questo processo. E quindi in che cosa consiste, per essere molto pragmatici? Allora, noi da un lato abbiamo aderito ad una guida all'europrogettazione sottoscritta da un certo numero di fondazioni di origine bancaria che costituisce un canale informativo, quindi fornirà le linee guida 21-27 e ci aiuterà anche a diffondere sul territorio, quindi cultura di europrogettazione tramite newsletter, tramite una serie di informative e anche a creare una community, perché questa guida ha anche delle pagine su i canali social, molto seguita tra l'altro perché c'era stata un'edizione sulla precedente su Horizon 2020 che era molto Certo. molto seguita e quindi contribuirà a creare la diffusione. Dopodiché noi poi stiamo operando rafforzando le capacità progettuali degli enti a cui noi di solito ci rivolgiamo, a cui eroghiamo contributi, quindi ad esempio l'università che sta proprio in questo momento assumendo dei progettisti in grado anche di sostenere l'università nella progettazione europea. E il terzo settore stiamo facendo Molto, l'empowerment infatti. del terzo settore con un programma fittissimo di formazione, in maniera tale che anche essi stessi inizino ad acquisire e robustire le loro competenze. E adesso lo stiamo facendo al nostro interno, quindi con delle risorse interne, e proprio dicevo, la famiglia si allarga perché abbiamo proprio in questi giorni deliberato di assumere una persona che si occupi di questo, una progettista junior, che affiancato opportunamente da un progettista senior la formerà adeguatamente per aiutarci su un certo numero prescelto di linee di intervento che noi selezioneremo, quindi non su tutto, non possiamo farlo su tutto, Certo. probabilmente proprio in ambito della cultura e del lavoro, ci aiuterà ad entrare noi stessi nei partenariati, quindi iniziare o essere noi soggetti promotori in alcuni casi e quindi farci promotori di iniziative, di eventi, di progetti, oppure entrare noi in partenariati di terzi, quindi anche in questo caso dando il nostro sostegno o anche una parte di cofinanziamento, perché no? Certo, l'europrogettazione è veramente il futuro attualmente, stante le cose così. Senta, Tante che cose, sì. Io le faccio una domanda a margine, non c'entra niente. Che effetto le fa, Draghi? credo che abbia portato uno spiraglio in tutti noi di fiducia. È un uomo che ha operato in Europa per molti anni, conosce bene il sistema europeo. Noi oggi siamo fortemente europeisti, non possiamo non esserlo, perché solo grazie all'Europa se riusciamo a uscire da questa crisi drammatica. I mercati hanno reagito molto bene, i mercati comunque sono sempre un po' il preludio, no? Anche Certo, di il campanellino, no? allarme o meno. Certo, o meno. E quindi io devo dire, lo prendo come una ventata di aria nuova, professionale e sicuramente di fiducia per tutti noi. Riponiamo su di lui grandissima fiducia, appunto, ora vediamo e speriamo che lui riesca a concretizzare le linee programmatiche che ci ha esposto e che penso abbiano convinto tutti noi di tradurle in un piano esecutivo.
che poi insomma con la situazione che si sta vivendo adesso non è assolutamente facile. Un'ultima domanda per una manciata di minuti. Ecco, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che rapporto con la città è quello che secondo lei si può fare per Perugia ancora? Cioè, ci sono tante le cose da fare, ma insomma, quello che si può. Potessimo avere la sfera di cristallo, sarebbe facile, però guarda, io le dico questo, io tengo moltissimo alla città di Perugia e poi tra l'altro tra i comuni che sono sotto la nostra egida della fondazione è il capoluogo, ma è anche il comune principale, quindi è quello dove noi riserviamo maggiore attenzione. Ora, io credo che abbia bisogno di un po' di sprint, come si dice, nel senso che abbiamo tutto, abbiamo patrimonio culturale, abbiamo enogastronomia, abbiamo veramente tutto quello che serve. Grandi iniziative, no? Grandi iniziative, grandi teatri. Abbiamo eventi culturali favolosi, perché abbiamo Umbria Jazz che è riconosciuta nel mondo, abbiamo veramente tutto, Euro Chocolate, noi forse come Umbri non ci diamo grande peso, ma invece... In tutto l'Europa e l'Italia ci conoscono per questo, quindi certo. Anzi, grande merito a chi realizza e organizza queste manifestazioni. Quindi abbiamo veramente tutto, secondo me tutto sta nel riuscire a mixare bene questi elementi e quindi secondo me parte da, prima di tutto dalla riattivazione di un centro storico vitale, attivo, che sia più in fermento. Quindi come dico sempre, anche come pungola la nostra amministrazione, pensiamo sempre al mercato coperto, pensiamo sempre al Turreno, che non rimangano contenitori vuoti. Cerchiamo di dare spazio ai giovani e non ci sono solo le periferie, c'è anche il centro storico, dobbiamo pensare di mettere insieme tutte le energie e ne abbiamo tante, perché assistendo tantissime associazioni di volontariato che operano sul territorio, noi ormai come fondazione le conosciamo, abbiamo tantissime energie, dobbiamo cercare solo di mettere un pochino più insieme, più a sistema, perché unendo le forze di tanti si riesce ad arrivare più lontano. Questo secondo me è l'obiettivo principale. Da soli si va veloci, però insieme si va più lontano. Sì, questo l'aveva detto anche qualcun altro, se non sbaglio. Senta, molto più. Una manciata, ma in tutto questo, tra il fatto che è ingegnere, imprenditrice, ovviamente presidente in questo caso, stiamo parlando per questo della fondazione, ma ci scappa il tempo per fare la moglie, la mamma, cioè, riesce a fare tutto? Ci riesco per forza, guardi, io la sera quando rientro a casa devo staccare tutto, qualsiasi cosa succeda, perché poi comunque ho mio figlio, ho la mia famiglia, quindi di giorno posso fare qualsiasi cosa, ho chi mi aiuta, devo dire, grazie al cielo. Prima potevo contare di più sui nonni, adesso con la pandemia naturalmente ci stiamo un po' più attenti. Molta cautela. Ho chi mi aiuta, però quando rientro a casa a quel punto bisogna staccare, anche perché sennò non si staccherebbe mai, perché il lavoro dell'imprenditore va avanti di notte, di mattina presto, durante l'ora dei pasti, staccherebbe mai. Lei vive in una città fantastica, una delle più belle d'Italia, perché Gubbio è una città meravigliosa, quindi insomma anche non questo ci lamentiamo. Sì, il bello allora, è importantissimo. Sì. Allora, Presidente, grazie. Abbiamo veramente finito, sto vedendo qui che la clessidra... Grazie a lei, ma mi dispiace che avevamo ancora un sacco di cose di cui parlare, però vabbè, guardi, intanto è un inizio. Facciamo una seconda puntata, quando vuole. La prossima noi siamo volta. Grazie. Va bene. Cristina Colaiacovo, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Grazie per la sua partecipazione. Grazie a lei, di nuovo, arrivederci. A presto. Arrivederci.